Il sole, il mare, le alte palme e lei, kitsch come poche, la gigantesca transenna bianco e rossa che fa bella mostra di sé sul lungomare Pietro Mennea di Barletta. Lei sicuramente è la protagonista indiscussa di quest'estate 2016, per quanti saranno costretti a vederla e soprattutto assaggiarne i disagi per almeno 2 mesi. Al di là del mero aspetto estetico, che lascia ovviamente alquanto desiderare, a turbare i molteplici contro piuttosto che i pro che il mostro di ferro genera ormai da alcune settimane. Cominciamo dalla questione sicurezza, mezzi di soccorso impossibilitati ad accedere con tempestività in caso di pericolo, come sottolinea un cittadino. Questa è proprio una boa, è proprio una. Non si può descrivere che cosa hanno fatto qui. Io voglio vedere se c'è un annegamento, deve arrivare un'auto ambulante, dove passano le macchine, una dietro l'altra, devono passare. Seconda nota dolente, non meno importante, quella di natura economica, un vero e proprio salasso generato dai parcheggi. Ormai quelli rimasti sono solo a pagamento. Prima c'era un lato che si pagava, un lato no. E adesso si paga. Cioè non è giusto che la gente dovrebbe andare al mare e pagare. Si tratta di un vero e proprio abuso sulla città di Barletta. Questo è un abuso per la città di Barletta, uno dei tanti abusi, perché a parte che questo tratto era a pagamento, mentre quello era libero, adesso l'hanno fatto anche a pagamento. Quindi inducono la gente forzatamente a parcheggiare dove ci sono le apposite aree che hanno dato in gestione alla Colosseo per pagare 2 euro pro capite a testa, a macchina, a vettura. Il malcontento ovviamente è registrato anche dagli spiaggianti provenienti dai comuni limitrofi, intanto quelli che provengono dalle vicine Andria e Trani, che si ritrovano alle prese con parcheggi a pagamento e non solo. L'attraversamento di una strada a scorrimento veloce, dove già in passato si sono registrati numerosi sinistri, che diventa dunque pericoloso, specie in una stagione, quella estiva, dove il tratto in questione pullula di bagnanti. C'è l'abbonamento, 40 euro tutta la stagione. E prima se trovavo il posto no, adesso invece sono costretto a pagare l'abbonamento. Dobbiamo attraversare stazioni, passaggi pedonali, però c'è il rischio sempre di guardare prima a destra e a sinistra perché le macchine qui corrono che è una meraviglia. E i vigili, apposta di mettere sulla statale a controllare tramite diciamo, la telecamera, perché non si mettono qui su questo lungomare e vedere la velocità che portano? Ho chiamato l'assessore al traffico qui, mi ha risposto negativamente perché il codice della strada parla chiaro, dicendo che ci vanno strisce, quante strisce blu, tanti posti strisce blu, tanti posti strisce bianche, qui sono tutte strisce blu e dalla parte di là era tutta corsia che non si può viaggiare. Parcheggiare diventa ora impossibile, i disagi sono amplificati quando ci si ritrova a fare i conti con il trasporto di disabili. Abbiamo parcheggiato sopra la strada, qui su via San Samuele, dall'altra parte. I posti qui sono tutti pieni, parcheggiare è impossibile, quindi ci tocca venire poi a piedi dall'altra parte con la carrozzina. Ho un bambino disabile che ha problemi motori, quindi non posso fare a meno dalla carrozzina, oppure portarlo in braccio, quindi l'unica cosa è venire a piedi poi, fare queste distanze in carrozzina a Barletta, con dei marciapiedi privi di scivoli. Praticamente per le discese e le salite delle carrozzine è praticamente impossibile, quindi ci adeguiamo in qualche modo. A manifestare il proprio malcontento infine anche i titolari dei lidi, per loro infatti orari limitati per lo scarico e carico delle merci nelle rispettive strutture balneari. Insomma, la domanda è una e sola, considerando che l'ago della bilancia pesa prepotentemente sui contro che la transenna comporta, ci si chiede il perché di una cotanta geniale trovata, come dire, non sappiamo più come rovinarci l'esistenza. Mi dispiace, ma io so io. E voi non siete un cazzo.